ci sono delle fasi della vita della coppia in cui il tenore emotivo aumenta a dismisura. Entro certi limiti è possibile affrontare le emozioni negative, la gelosia, l'invidia, la rabbia, la frustrazione all'interno della coppia stessa che, se ben collaudata, può permettere di metabolizzare queste emozioni. Molto spesso però queste situazioni di negatività rischiano di essere un elemento di deflagrazione per l'armonia della coppia. Allora credo che in quei momenti possa essere opportuno trovare qualcuno che ti aiuta dall'esterno a poter comunicare questi aspetti senza doverli scaricare necessariamente sul coniuge. In questo caso evitiamo di ricorrere a un amante, si può ricorrere a degli specialisti che ti possono aiutare a vedere le cose in maniera più obiettiva. Un'altra cosa importante, credo, è quella di, nei momenti di difficoltà di comunicazione, individualmente di cercare di coltivarsi, di far appello alle proprie risorse, di far appello alle proprie capacità, ai propri hobby, eccetera. Cioè, nel senso che io credo che le emozioni negative nascono spesso anche da una sorta di ferita narcisistica che può riguardare entrambi i coniugi. Più ci si sente insicuri, svalutati, magari svalutati dall'altro, più si reagisce rabbiosamente. Nel momento in cui io riesco a recuperare il mio valore, riesco anche a tollerare la negatività all'interno della coppia, riesco anche a poter aiutare l'altro a smorzare la sua negatività. Un elemento è un aiuto che io raccomando. L'ho utilizzato io personalmente, a volte lo utilizzo anche con i pazienti, è molto utilizzato anche in terapia ed è sicuramente meno oneroso sul piano economico, è ricorrere alla meditazione. La meditazione, in particolare la meditazione sul respiro, è una pratica molto importante che permette di in qualche modo creare un diaframma tra noi e le emozioni, di relativizzare un po' le nostre tensioni, di riuscire a tollerare maggiormente tutto quello che ci capita. Ci sono dei momenti poi di negatività che hanno a che fare troppo con il funzionamento della coppia per non poter essere affrontati in coppia. In questi casi, credo che sia opportuno rivolgersi a un terapeuta. Ecco, come funziona la terapia di coppia? Credo che funziona soprattutto proponendo un terzo all'interno della coppia, che in qualche modo impedisce che il conflitto simmetrico si svolga sempre tra i due coniugi senza trovare un respiro, senza trovare un momento di pausa. Attraverso gli interventi, attraverso l'ascolto del terapeuta, ognuno dei due partner può guardarsi dall'esterno utilizzando proprio gli occhi del terapeuta. E all'interno di una terapia di coppia poi succedono delle cose, possono succedere degli eventi che funzionano come delle emozioni correttive. Per esempio possiamo vedere l'altro che ci sembra che sia una sorta di cerbero, di persona senza cuore che si commuove, che mostra le sue parti deboli. E allora questo è un apprendimento emotivo molto forte che ci permette di rivalutare l'altro. Una tecnica che in questo caso io consiglio è lo psicodramma. Lo psicodramma è una tecnica che è iniziata più o meno parallelamente alla psicanalisi e che utilizza la rappresentazione scenica, una sorta di piccola rappresentazione teatrale delle situazioni conflittuali. Lo psicodramma prevede l'utilizzazione di due terapeuti che in qualche modo rappresentano un punto di identificazione anche per la coppia. Di solito sono due terapeuti di sessi diversi e si viene a creare una sorta quindi di confronto tra una coppia cosiddetta malata e una coppia cosiddetta sana. Ed è una tecnica che permette di fare, di pensare, di lavorare sulle emozioni, ma di riflettere. E questo credo che sia l'elemento fondamentale per poter uscire dall'impasse comunicativa, dall'impasse emotive, cioè non rinunciare a essere ingaggiati emotivamente, ma riuscire ogni tanto a tirarsi fuori, riuscire ogni tanto a stabilire una sorta di visione binoculare e poter in qualche modo ripristinare anche la razionalità.